L'alternanza scuola-lavoro che è stata realizzata qui al liceo classico Pitagora con una classe terza di 27 ragazzi è stata realizzata presso un'emittente televisiva che è l'emittente locale che si chiama RT. Questa alternanza è durata 75 ore, è stata suddivisa in due step principali. La prima è stata quella in cui i ragazzi hanno in realtà appreso come funziona un'emittente televisiva, quindi mettendosi a turno o in regia o al montaggio o alla scrittura delle notizie o andando a fare le esterne. Il secondo step invece li ha resi autonomi e li ha resi protagonisti e addirittura registi del loro speciale. Hanno realizzato proprio una trasmissione televisiva decidendo tutto, decidendo le tematiche, decidendo come si doveva svolgere questo speciale e decidendo anche chi intervistare e chi inserire in questo speciale. È stata una bellissima esperienza, il punto di forza è stato proprio questo, è stato quello che i ragazzi hanno, sono entrati in una realtà imprenditoriale nuova, hanno visto anche da dietro le quinte come funziona la televisione, quindi poi hanno avuto contatto diretto con i giornalisti e col mondo della comunicazione. E poi li ha resi autonomi perché poi hanno acquisito una serie di abilità che poi hanno messo in pratica proprio realizzando questo speciale e confrontandosi direttamente anche con il territorio. Quindi un altro punto di forza è proprio il contatto diretto con il territorio, quindi l'acquisizione di queste abilità, di queste competenze, anche l'acquisizione dell'autonomia. Un punto magari di criticità è che abbiamo realizzato l'alternanza con tutti e 27 i ragazzi assieme e a volte questa cosa ha creato un po' di difficoltà. Bisogna sicuramente organizzare un pochino meglio il lavoro sin dall'inizio e anche a livello di orario scolastico, perché effettivamente c'è un monte ore abbastanza alto che un pochino caccia un po' alle ore curricolari, anche se poi in realtà si approfondiscono. Comunque loro hanno realizzato un prodotto, quindi il prodotto che è stato realizzato è stata proprio questa trasmissione televisiva e hanno acquisito delle abilità, quindi alla fine del percorso comunque loro sono usciti diversi e hanno comunque acquisito, si sono arricchiti anche dal punto di vista della formazione. Il punto di forza è stato quello del rapporto con il territorio, ma soprattutto con la legalità. I ragazzi per realizzare questo speciale hanno avuto modo di andare in questura e passare proprio una mattinata in questura, hanno visitato anche la sede operativa e di confrontarsi con il questore proprio sulle problematiche della città. E allo stesso modo un altro giorno invece è stato dedicato alla Procura della Repubblica e al procuratore di Crotone, che ha spiegato loro proprio come funzionano i procedimenti giuridici e li ha messi proprio a contatto direttamente con la realtà legale del territorio, perché loro appunto all'interno dello speciale hanno realizzato dei momenti che riguardavano sia la legalità, poi un'altra parte riguardava le associazioni per esempio di volontariato, altre cose riguardava lo sport e un altro passaggio riguardava proprio le problematiche della scuola, come per esempio il pendolarismo. Quindi loro si sono occupati di tutte tematiche che erano comunque collegate al territorio.